Ma che cazzo. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gianni Miao e quindi quest'oggi andiamo a vedere voglio iniziare una nuova serie Cazzeggiocraft. Praticamente Minecraft ma cazzeggiando con le invenzioni di Redstone più stupide, inutili ma divertenti che ci possano mai essere, che possano mai essere realizzate. Prima di cominciare volevo salutare allora Chiara Bernardi, perché ha lasciato appunto il commento nell'altro video. Ciao Chiara. Ciao. E poi volevo anche salutare Ruben Ingramo. Ciao Ruben, grandissimo, mitico. Quindi bella ragazzi, grazie di aver commentato il video e vi ricordo anche a voi di lasciare l'hashtag con scritto ciao Gianni Miao, come vedete di qui, non, comparirà da qualche parte, con scritto appunto quello che volete che io dica nel prossimo video e io appunto vi saluterò e lo dirò. Detto questo, siamo pronti a cominciare con il video. Bella ragazzi, ed eccoci qui ragazzi, in questo momento siamo appunto dentro Minecraft. Ciao. Allora, quello che andremo a fare adesso è una costruzione un po' particolare. Pensavo di fare questa cosa. Allora, vediamo un po'. Io direi di fare prima il buco qua, 4x2, sì, così. Dopodiché qua ci mettiamo un po' di clay, ci mettiamo quella gialla, che così lega. E così tac, anche se dovrebbe essere verde per essere lega. A me sta cazzata, la taglio. Ok, allora poi qua ci mettiamo i dispenser, ci mettiamo qua sotto ancora della clay così, in maniera tale da fare dei gradini così, ok, in questa maniera, e poi li attacchiamo, li colleghiamo tutti quanti con la redstone in questo modo. E voilà, e abbiamo questo, ah, eh? Perché che cosa voglio fare? Allora, in questo momento io vorrei fare una macchina sparagalline. Cioè, praticamente, allora, ho bisogno di fare prima di tutto un clock. Per farlo mettiamo qui un comparatore. Dopo lo mettiamo a distanza di un blocco, un altro nell'altro senso, e colleghiamo tutto così. Adesso ci basterà mettere la torcia di redstone e levarla subito. Dopodiché così stacchiamo la redstone e la rimettiamo in maniera tale che si attiva tutto. Fatto questo dovrebbe attivare tutto. O meccanism. Ok, allora qua amplifichiamolo un po' con il repeater. Allora qua interrompiamo, amplifichiamo così. No, questo non serve assolutamente a nulla. Ok, mille fail, d'accordo. Allora facciamo così e facciamo così, va, perché vogliamo metterci davanti per goderci lo spettacolo, giustamente, perché sennò che lo facciamo a fare? Qua ci mettiamo l'altro repeater. Ok, il segnale arriva. Allora, adesso che cosa facciamo? Qui abbiamo detto la macchina sparagalline, quindi questi dispenser sparano le galline. Io qua sotto farei anche quasi quasi sì. Allora farei questo, vediamo se facciamo così. Facciamo un bel totem. Facciamo un totem, qua gli mettiamo i blocchi gialli così, tac, e anche di qua, ok, benissimo. Poi qua gli mettiamo uno nero di qua, uno nero di qua, questi altri due bianchi, e qua sopra ancora di qua, e facciamo anche l'altro spessore qua sotto che arriva fino a qua giù. Ok, tac. Ok, tac, ecco qua. Allora, siccome è qua una bella gallina, siccome le galline hanno voglia di fare un bagno caldo, e loro lo fanno così. Quindi gli piace così, gli piace. Allora noi glielo faremo fare. Adesso prendiamo gli uovi di spawn, perché è risaputo, questo sarà un altare sacrificale delle galline. Cioè loro, questo gli piace, loro piace il bagno caldo, allora perché non accontentarle? Qua dentro mettiamo tutti gli uova di spawn.
anche di qua, facciamo, no, questo non c'è troncato, ok, così mettiamo uova qua, uova qua, uova qua, tac, 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 che palle sta cosa, vabbè, devo trovare il modo di farla un'altra volta, vabbè. E carichiamo anche qua il dispenser, ok. E ora abbiamo bisogno di un bel secchio di lava. Un bel secchio di lava ed eccolo qua. E ci riempiamo tutta questa bella vasca. Ora, se il macchinario funziona, il dio gallina avrà il suo sacrificio. E riuscirà a essere compiaciuto di tutto il sacrificio. Quindi vediamo un pochino. Mettiamoci qua la redstone. Ragazzi, siamo pronti. Andiamo. Vai. Ragazzi, è una delle cose più fighe che abbia mai visto. Tanto c'è Deadpool che è totalmente indifferente a questa cosa. Lui, io gli farei mangiare tipo qualcosa, tipo proprio un pollo cotto, eccolo qua. Ma non lo mangia perché siamo in creativa e non si mangia in creativa. Bene, ragazzi, spero che questa invenzione vi piaccia, eh. Naturalmente ne facciamo anche di altre, ne facciamo. Quindi dal parco della pazzia di Tutorialand è tutto. E Deadpool vi saluta con le galline suicide. Ciao. Che cazzata è? Fantastico. Bene, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete, facciamo crescere il canale, mettete uno spollice in su e commentate. Vi ricordo ancora una volta l'hashtag ciao Gianni Miao con quello che volete, che io dica nel prossimo video, quindi lo dirò e vi saluterò. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Bella a tutti, ragazzi, e boom baby!